attenzione, strutture da tutti i punti di vista, sportive e di accoglienza straordinarie, e in grado di accogliere decine di migliaia di tifosi, e quindi questo ci dà la possibilità di costruire valore nel tempo. Questo è una sorta di anno zero, no? Poi torna a Di Maro dopo due anni, cioè comincia anche la diffidenza dei tifosi ovviamente per il pericolo Covid che sembra alle spalle. Cosa sta facendo il Napoli per un ritiro in estrema sicurezza? Ma io direi che non è un anno zero, nel senso che siamo a 11 anni di collaborazione, c'è stata una pausa di un anno, ovviamente tutti viviamo diciamo, con le preoccupazioni, chi poi ha anche delle responsabilità, viviamo il peso delle responsabilità di organizzare in sicurezza le attività, però come dicevo anche prima a qualche vostro collega, quello che abbiamo fatto finora facciamolo diventare un bagaglio di esperienza, ma guardiamo al futuro con serenità e con ottimismo in modo tale da dimenticarci il brutto che è passato. Insomma. Cosa rappresenta nel rapporto con i tifosi questa opportunità di rincontrarli a Di Maro? L'ho detto in conferenza stampa prima, è una grande opportunità incontrare i tifosi in ritiro a Di Maro, è un momento sempre piacevole perché diciamo sono incontri che avvengono in maniera spontanea, non ci sono filtri, non ci sono mai problemi, si dialoga, ci si confronta, vediamo i tifosi felici, vediamo i nostri giocatori felici di avere i tifosi accanto a sé, quindi ci auguriamo che quest'anno, anche se ci saranno sicuramente dei limiti imposti dalle regole Covid, comunque torneremo ad avvicinarci quanto più possibile alla normalità. Si giocherà sempre a Di Maro o qualche occasione anche a Trento? Al momento prevediamo di giocare sempre a Di Maro. Grazie a tutti.